Questa pezza è molto semplice, è un progetto che ho fatto, che è venuto a vedere forma durante la pandemia, quando mi sono trovato a casa come tutti noi e ho iniziato a scrivere delle canzoni che avessero un senso un pochino più strutturate partendo da delle idee strumentali. Ispirazioni per il progetto sicuramente sono state tutte le colonne sonore italiane degli anni 60 e 70, anche 50, quindi da Piero Umiliani, Piero Piccioni, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, eccetera, perché ce n'è tipo 2000. Quindi iniziando ad ascoltare questa roba qua ho iniziato a avere l'ispirazione maggiore, oltre alla musica africana e al jazz. Live è completamente differente perché le canzoni sono state scritte in casa da me e mentre live ho la fortuna di poterle riarrangiare con dei musicisti che ammiro molto e che sono anche ottimi amici, quindi dà un colore differente in confronto a quello che uno ascolta nelle varie platform. Poi dal vivo diventa più si ingrandisce più il suono e diventa più live come esperienza. Stay Barabba.